Cominciamo con le presentazioni in generale. Questo è il quarto incontro del Centro dei Disturbi di Personalità di Modena. Nell'incontro di oggi abbiamo con noi la dottoressa Giulia Salardini, che lavora, come tutte noi, all'interno di studi cognitivi. Studi cognitivi, appunto, è una scuola di specializzazione cognitivo-comportamentale riconosciuta dal MIUR. Studi cognitivi è un centro di ricerca e ha anche un web journal, appunto, che è State of Mind. Studi cognitivi che ha diverse sedi in tutta Italia e anche un centro clinico di psicoterapia. E all'interno di questi centri clinici sono presenti in maniera particolare ora a Milano e a Modena, poi presso San Benedetto, le cliniche italiane di psicoterapia. In maniera particolare, a Modena ci occupiamo appunto dei disturbi di personalità e proponendo un percorso intensivo a pazienti che hanno questa diagnosi, che è un intervento gruppale, individuale, che coinvolge anche un'attività di gruppo familiari e che si svolge in maniera particolare nel pomeriggio. E questo intervento segue quelle che sono le linee guida riconosciute per i protocolli, appunto, di evidence base per il trattamento di disturbi di personalità. E offriamo in questo periodo in cui abbiamo appunto delle restrizioni, questi webinar un po' per cercare di far conoscere anche le varie problematiche che possono riguardare i disturbi della personalità e oggi in maniera particolare ci concentriamo proprio sull'utilizzo del cibo come regolatore anche per gestire le nostre emozioni, proprio facendo riferimento al fatto che molte problematiche riguardo i disturbi di personalità fanno riferimento a una disregolazione nell'ambito delle emozioni. Parlerò poi alla fine magari ancora del centro e in questo momento magari lasciamo spazio alla dottoressa Giulia Salardini per argomentare, diciamo, la giornata di oggi. Tendenzialmente facciamo così, se avete domande, ovviamente mentre la dottoressa parlerà, le leggo, me le appunto, così lasciamo magari un secondo momento proprio la possibilità di confrontarci con le domande. Quindi quando volete ne avete, e poi le scrivete e poi alla fine della presentazione le condividiamo e cerchiamo di rispondervi al meglio. Ok, grazie a tutti per l'attenzione e per esserci in questa giornata calda di luglio. Esatto. E do subito la parola alla dottoressa, che Buongiorno a grazie tutti. che ha partecipato a questi nostri incontri. No, grazie a voi, anche perché credo che sia un argomento molto interessante e anche molto attuale. Insomma, si è parlato tanto del cibo durante il lockdown e anche dopo, quindi credo che sia interessante un pochino fermarci a riflettere su come funzioniamo, cioè su come funziona la relazione proprio tra le emozioni, quindi la regolazione emotiva di cui parlava prima la dottoressa Brugnoni, e l'utilizzo non sempre funzionale, non sempre consapevole del cibo. Parto parlando di emozioni come parto praticamente in tutti i percorsi di psicoterapia, perché credo fermamente che prima di andare a intervenire su qualsiasi tipo di emozione o di funzionamento personale sia fondamentale capirlo e anche in alcuni momenti riuscire a legittimarselo, cioè solo attraverso questo credo che possa avvenire effettivamente un cambiamento. Quindi guardiamo insieme quali sono le funzioni delle emozioni. Intanto partiamo dal presupposto che quando vedo un paziente definiamo insieme da subito le emozioni come dei processi fondamentali, fondamentali perché li abbiamo, se ci pensate, ereditate dai nostri antenati e abbiamo perso altro, abbiamo perso ad esempio i peli, abbiamo perso il fatto che la quadrupedia, no? Abbiamo imparato a camminare con la stazione eretta.
Invece le emozioni ce le siamo portate dietro, proprio perché hanno una funzione cosiddetta adattiva. Molti pazienti arrivano e ci dicono, credo che la dottoressa possa confermare, ho tanta paura, ho il panico, sento tanta rabbia, sento forte la rabbia e non vorrei averla. Partiamo sempre dal presupposto che quella paura e quella rabbia hanno assolutamente una funzione, in questo caso adattiva. Pensate a quanto la paura faccia sì che noi riusciamo a proteggerci da un pericolo e anche eventualmente a equipaggiarci per fronteggiarlo. Così come la rabbia ci segnala che tra noi è un obiettivo, ad esempio, che ci siamo posti, c'è un ostacolo e ci motiva, ci stimola e ci attiva anche a livello proprio fisico per cercare un percorso alternativo che ci porti ugualmente al nostro obiettivo. Quindi in questo senso si dice che le emozioni hanno una funzione adattiva. Hanno anche, ed è innegabile, una funzione sociale e comunicativa. Cioè se noi impariamo a riconoscere le nostre emozioni e a comunicarle agli altri, è chiaro che creiamo delle relazioni genuine, vere, basate sulla conoscenza reciproca. Dico reciproca perché, come da un lato è importante riuscire a comunicare in modo adeguato le nostre emozioni, dall'altro è anche importante che impariamo a comprendere quelle degli altri, proprio per creare delle relazioni significative, ben funzionanti. Una funzione, l'ultima, motivazionale. Che cosa intendiamo per motivazionale? Io in clinica mi occupo anche di adolescenti, mi occupo anche soprattutto di adolescenti ed è chiaro come sia importante per loro questo aspetto, cioè quanto è importante che nel momento in cui io metto in atto un comportamento riceva dall'esterno un rimando positivo che mi farà sperimentare un'emozione positiva e che farà sì che quel comportamento verrà probabilmente ripetuto. Ho pensato subito agli adolescenti mentre preparavo questa slide perché capite quanto è importante a livello scolastico, ad esempio, lavorare in questo senso, no? Per alimentare la motivazione. Poi, ugualmente, anche per noi adulti, se pensate al lavoro, quanto è importante riuscire ad avere qualche soddisfazione, riuscire a fare un lavoro che ci piace e fa sì che noi riusciamo a farlo sempre di più e sempre meglio. Quindi, in questo senso, mi piaceva ricordarci insieme a che cosa ci servono, quelle emozioni che a volte ci danno tanto fastidio, soprattutto quando arrivano a un'intensità molto forte, e di questo si parla normalmente in terapia. Adesso immaginiamo una situazione ideale, in cui siamo perfettamente, in cui siamo perfettamente consapevoli di quali sono le emozioni che sentiamo e quindi le utilizziamo un po' come guida anche nello scegliere ad esempio degli alimenti piuttosto che altri. La situazione che mi sono immaginata è un po' questa. Io ho chiaro il percorso tra gli alimenti che è bene che mangi, gli alimenti che posso mangiare ma che non posso consumare tutti i giorni perché so che non mi farebbero bene, quindi in un secondo momento potrei sperimentare delle emozioni in modo disturbante. So che mi farebbe bene programmare delle cose da fare, quindi avere uno stile di vita regolare in cui inserire anche, ad esempio, l'attività fisica. Questa è la situazione ideale. Proviamo adesso a vedere che cosa succederebbe in una situazione non ideale, quindi in una situazione che spesso è quella che ci portano le persone che ci chiedono aiuto e che poi porta a sentire in modo anche importante delle emozioni in modo non positivo. Questa è una situazione molto meno chiara di quella di prima. È proprio nebulosa, no? Vedete che non è chiaro il percorso, non è chiaro il modo in cui dovrò effettuare delle scelte. E allora cosa succede se, ad esempio, la persona X ha sperimentato nella sua vita che mangiare qualcosa di specifico, gli dà un minimo di sollievo? Allora possiamo immaginare che quando ho l'ansia tendo a riempirmi, quindi a utilizzare questo cibo. Su internet ci sono miliardi di immagini che ci portano il famoso cibo cosiddetto spazzatura. Mi riempio per
almeno nel momento in cui ho mangiato questo cibo per sentire meno quest'ansia. Oppure mi sento triste e ricorro ai cibi più spesso dolci che almeno in quel momento mi fanno sentire un po' meno la tristezza. Sto parlando di effetti ovviamente a breve termine, dopo spiegheremo quali possono essere gli effetti a più lungo termine. Un'altra persona, la persona Y, potrebbe invece aver sperimentato nella sua storia evolutiva che nei momenti in cui sente un'emozione come disturbante restringe sul cibo. Quindi, ad esempio, questi cibi assolutamente non li mangia, vengono cassati dall'alimentazione quotidiana. E anche con gli altri cibi cerca ovviamente di mantenere un regime alimentare molto rigido e spesso restrittivo, proprio nell'illusione di recuperare un po' controllo sulla situazione, che in quel momento un controllo non sembra averlo. Queste sono un po' le due situazioni sulle quali oggi ragioneremo insieme, quindi sia la difficoltà a gestire il cibo nel senso di tendere a mangiarlo troppo o a consumarlo ovviamente in modo spropositato rispetto a quelli che sono i bisogni della persona, ma anche ci soffermeremo su quelle situazioni in cui nell'illusione appunto, come dicevo prima, di riprendere il controllo della situazione, tendo a limitare l'introito di cibo. Quali sono i fattori, adesso andiamo a vedere insieme, quali sono i fattori che possono influire dall'esterno o dall'interno sulle persone, su tutti noi, e far sì che il legame proprio disfunzionale, in questo caso tra emozioni e cibo, diventi sempre più stretto. Io sono partita dalla pressione culturale perché è innegabile, insomma, qualsiasi giornale sfogliamo, qualsiasi canale televisivo guardiamo, qualsiasi social andiamo a consultare, vediamo come ci sia una pressione culturale forte, soprattutto rispetto alla magrezza, o comunque quella che adesso viene definita forma fisica, che spesso però, insomma, non per tutti noi è facilmente raggiungibile. L'insoddisfazione corporea, come scrive la dottoressa Balbo nel 2019, rappresenta un importante fattore di rischio e viene amplificato dall'interiorizzazione di standard di bellezza irreali, irrealistici, trasmessi attraverso i social media, che è un po' quello che dicevo prima. Nei social e nella pubblicità in generale, circa dagli anni 70-80 si è assistito a un progressivo aumento della proposta di modelli, soprattutto femminili, almeno inizialmente, assolutamente magri, in forma, e in quel caso la magrezza è stata spesso associata a un ideale di indipendenza e di capacità di autocontrollo, cioè le persone che venivano presentate modelle, soprattutto nel settore della moda all'epoca, erano proprio persone magre alle quali si associava questo ideale di successo. Si è osservato che negli stessi anni, quindi dagli anni 70 e dagli anni 80, c'è stato un incremento molto importante e significativo dei disturbi alimentari, quindi non possiamo negare che la pressione culturale abbia un peso molto rilevante. Prima parlavo degli adolescenti, a maggior ragione, in quell'età in cui l'aderenza a un gruppo o il fatto di sentirsi adeguati rispetto al gruppo di amici diventa fondamentale, capiamo come questi ideali proposti possano essere davvero pericolosi, comunque da tenere monitorati. Dall'altra parte assistiamo a un crescere dei pregiudizi rispetto all'obesità. Pregiudizi ce ne sono diversi, vi faccio qualche esempio. Uno dei più diffusi è che gli obesi mangiano di più. Non è sempre così, a volte lo è, ma non è sempre così. Spesso ci sono delle caratteristiche genetiche e metaboliche che portano una persona a prendere peso e a non riuscire a calare. Se sommiamo questo a
l'ideale di magrezza che viene proposto all'esterno, è facile capire come una persona in sovrappeso sia sottoposta a degli stress e a delle emozioni spesso di difficile gestione. Così come un altro pregiudizio è che nelle persone obese ci sia un livello di psicopatologia maggiore rispetto al resto del mondo. Anche questo non è assolutamente vero. Diciamo, ogni persona ha le sue caratteristiche, ma le persone obese non sono più esposte di altre a un rischio di psicopatologia. Succede a volte che a posteriori, quindi in seguito a giudizio negativo degli altri o presunto giudizio negativo degli altri, spesso si è proprio vittima di questi pregiudizi, ci siano delle emozioni come la tristezza, come la paura ad esporsi, che limitano la persona, ad esempio, nell'esplorazione e nell'esposizione sociale, che quindi portino secondariamente però a delle difficoltà a livello emotivo. Un altro aspetto che influisce insomma, nel nostro legame tra il modo in cui regoliamo le emozioni e l'utilizzo del cibo è il legame di attaccamento. I primissimi legami con le altre persone influenzano il modo in cui verranno successivamente percepite e gestite le relazioni interpersonali, nonché le eventuali frustrazioni, ansie o difficoltà ad esse derivanti. Leggo qui in basso perché purtroppo ho lo schermo con le nostre fotografie sulla destra e non riesco a leggere tutte le slide. Vi spiego come mai ogni tanto guardo da un'altra parte. Questo è quello che scriveva il dottor Liotti nel 2005. Io ho deciso di utilizzare, soprattutto quando parlo di attaccamento, ma anche dopo, di utilizzare delle citazioni di miei pazienti, ovviamente con nomi di fantasia, perché penso che siano prima di tutto i maggiori esperti delle loro difficoltà, ma poi anche perché penso che sia un po' più facile anche dall'esterno capire di che cosa stiamo parlando, piuttosto che sentire delle grandi spiegazioni a livello teorico. Quindi leggiamo che Sara ci dice, riferendosi alla sua storia di attaccamento: ricordo che da bambina, quando piangevo, mi offrivano qualcosa da mangiare, un cioccolatino, una fetta di torta, un bicchiere di latte. Qual è la difficoltà qui? Di per sé non è sbagliato, quando un bambino piange, offrire anche qualcosa da mangiare. Il problema può sorgere, quindi per Sara, in età adulta, il problema può sorgere nel momento in cui Sara impara che quella è l'unica modalità di gestione di quel pianto. E in quel momento Sara non ha avuto davanti un adulto che si è fermato con lei a dire che cosa succede, perché stai piangendo, e quindi che l'aiutasse a rispecchiarsi nell'emozione, no? E a riuscire a capire, dare un significato a quello che sentiva. Il rischio, appunto, in queste situazioni, se l'offrire cibo diventa l'unica strategia che viene presentata al bambino, ripeto, quando questa è l'unica, non quando succede ogni tanto, il rischio è proprio che Sara da grande imparerà che nel momento in cui sente un'emozione in modo disturbante potrà utilizzare il cibo come consolatore. Non potrà, a meno che non intraprenda un percorso di psicoterapia o non riesca a riuscire a vedersi in modo diverso e a sperimentarsi in modo diverso in altre relazioni significative, il rischio che proprio utilizzi il cibo in modo non funzionale e non consapevole. Agnese invece ci dice: quando ero piccola ed ero l'ultima di quattro fratelli, ricordo che mamma e papà non andavano molto d'accordo e che mamma era molto presa dai miei fratelli. Io non mi sentivo importante e non potevo dirlo a nessuno. Dovevo sempre essere brava. Un altro aspetto che in questo caso Agnese ci aiuta a portare alla luce è quando all'interno di una famiglia, il bambino, in questo caso il figlio, non si è riuscito a trovare il modo di esprimere le proprie emozioni, e se un bambino impara a non esprimere le proprie emozioni, difficilmente avrà un adulto in grado di aiutarlo a capire quello che succede, soprattutto a capire quali possono essere le strategie più utili
per far fronte a quella situazione emotiva. Agnese ha imparato, ve lo dico perché la conosco ed è una donna adulta, molto in gamba tra l'altro, che ha imparato che doveva essere brava, quindi da adulta è diventata una donna molto esigente, una donna perfezionista, che se non arriva all'obiettivo di solito molto alto che si è prefissata, sperimenta uno stato d'ansia molto importante che la porta o a mangiare troppo o a non mangiare. Spesso, apro una piccolissima parentesi, si parla di problematiche alimentari in modo disgiunto quando parlo di restrizione alimentare o quando parlo di tendenza ad abbuffare. In realtà spesso nella normalità, quindi nella quotidianità, questi due aspetti viaggiano insieme, quindi mi è capitato spesso di vedere persone che alternassero proprio queste due strategie, quindi quale analizziamo separatamente, ma non dimentichiamoci che spesso vanno proprio insieme e sono un tentativo di gestire un'emozione che in quel momento non si riesce a gestire in altro modo, perché spesso nella relazione di attaccamento non c'è stato modo di sperimentare altre strategie, quindi c'è bisogno di farlo un po' più avanti. Adesso veniamo alle caratteristiche proprio personali e personologiche che ci mettono maggiormente a rischio. Allora, piccola parentesi, ne ho messe diverse proprio perché magari ognuno di noi riesca a riconoscersi in alcune piuttosto che in altre, ma non è che per forza se mi riconosco come avere un deficit di autostima, per forza devo avere un utilizzo del cibo non funzionale. Questi sono spunti di riflessione che possono aiutarci a comprendere meglio il nostro funzionamento. Quello che succede, ecco, questo quasi sempre, quando vedo i disturbi alimentari in terapia, è che c'è una preoccupazione eccessiva per il peso e la forma fisica, spesso indissolubilmente legato alla pressione culturale di cui parlavamo prima. Quindi la persona investe la maggior parte dell'idea di sé sul peso e sulla forma fisica. Non dimentichiamo anche che sia il peso che il cibo sono per molti pazienti, per molte persone, numeri. Quindi il mio peso è questo numero, le calorie che ho mangiato sono questo numero. Questo fa sì che diventino una forma, purtroppo, di controllo molto facilmente e ovviamente non è facile poi uscirne. Un'altra caratteristica un po' legata anche a quella di prima, no? Il deficit di autostima che spinge gli individui a sovrastimare l'apparenza corporea riponendo nel raggiungimento della migliore forma fisica aspettative reali di successo e di realizzazione personale. Questo cosa vuol dire? Spesso si osserva negli adolescenti, ma anche negli adulti, un iperinvestimento nell'area del peso e della forma fisica. Quindi se noi immaginiamo l'autostima come un grafico a torta, l'apparenza fisica, la forma corporea occupa una fetta enorme sulla quale le persone investono per strutturare, per creare la loro autostima, l'immagine di sé. Questo va a scapito ovviamente di tutto il resto delle caratteristiche che fanno sì che noi creiamo una stima di noi, quindi taglia fuori spesso le relazioni con gli altri, gli aspetti legati alla socialità, agli hobby che una persona ha, alle altre caratteristiche caratteriali che vengono messe come in secondo piano. La persona investe soprattutto in questo nell'illusione di poter recuperare la situazione, quando invece poi vediamo che a lungo termine questo diventa una fonte di stress e anche una fonte di non esplorazione di altre categorie che invece potrebbero stare in quel famoso grafico a torta di cui parlavamo prima. Spesso, e di questo è ovviamente molto legato alla difficoltà di regolazione emotiva, si nota un deficit di autoconsapevolezza. Autoconsapevolezza nel senso di io riesco a dare un nome a quello che sento, cioè ho consapevolezza dell'emozione che sto sentendo in questo momento. E qui io chiedo
a una paziente come ti sei sentita in quella situazione. E lei mi risponde: come mi sarei dovuta sentire? Non lo so. Ero come in un vortice e l'unica cosa che mi è chiara è che non sapevo come uscirne. La prima domanda che lei mi rifà alla mia: come mi sarei dovuta sentire? Da un lato c'è l'attesa che l'altro mi dica come mi sento, cosa alla quale probabilmente lei a livello relazionale e attaccamentista è stata abituata. Altra possibile interpretazione è come se ci fosse un modo giusto per sentirmi in questa situazione. Cioè, io ho idea che ci sia un modo giusto per sentirmi? No, ovviamente non c'è un modo giusto per sentirmi, però a volte l'idea che ci sia ci dà quella sorta di sicurezza che ci porta ad andare avanti. Ovviamente, la fine, diciamo, di questo percorso è che la persona in difficoltà nel capire quello che sente, a lungo termine può sperimentare la sensazione di non efficacia personale, quindi di non riuscire ad uscirne. Questo crea ovviamente una sensazione, quindi l'esperire delle emozioni come l'ansia o la paura in modo molto forte, che può portare all'utilizzo del cibo in modo non funzionale. Altre caratteristiche personali, come ci diceva prima Agnese, se vi ricordate nella citazione che facevamo prima, l'aspetto del perfezionismo è un aspetto importante e consiste, come dice Dallegrave, nella valutazione di sé eccessivamente dipendente dall'inseguimento e dal raggiungimento di determinati standard personali esigenti ed autoimposti. Questo è proprio una delle caratteristiche che più spesso si trova all'interno delle persone che riportano delle problematiche alimentari, ed è il perfezionismo spesso che fa sì che la persona sperimenti dei livelli d'ansia, ad esempio, molto alti. Quando l'obiettivo che mi pongo è molto alto, chiaramente la fatica ad arrivarci e la frustrazione di non riuscire sempre ad arrivarci mi porta, ad esempio, a sperimentare livelli d'ansia molto alti che possono sfociare in un utilizzo non funzionale, non consapevole del cibo. Un altro aspetto che riguarda più la tendenza di pensiero, no? L'abitudine a pensare al mondo che mi circonda è il pensiero tutto o nulla, quello che noi definiamo pensiero dicotomico, ma per capirci è quello che ci fa vedere le cose o bianche o nere. Qui io chiedo cosa l'ha spinta a mangiare quella sera? E la persona mi risponde: non ero stata capace di seguire il mio schema alimentare perfettamente, quindi tanto valeva mangiare. In questo caso la persona che avevo davanti mi stava spiegando che siccome non era riuscita a raggiungere l'obiettivo finale, che era seguire perfettamente lo schema alimentare, comunque l'obiettivo non era stato riuscito, non era stato raggiunto. Non importava che in quel caso specifico lo scarto fosse di un biscotto in più mangiato rispetto ai 3 biscotti che aveva nel suo regime alimentare. È bastato quell'aspetto per inficiare tutta la fatica che tra l'altro la persona aveva fatto durante il giorno e l'ha portata ad agire, come poi spiego dopo, impulsivamente, come spesso succede nelle persone che ci capita di incontrare nel nostro lavoro. Impulsivamente cosa significa? Che di fronte a uno stato emotivo non mi do il modo di rispondere in modo adeguato, pensato rispetto alla situazione. Quindi, ad esempio, soppesando i pro e i contro, soppesando i benefici a breve termine e quelli più a lungo termine. Non mi do il tempo, l'emozione in quel momento è talmente forte, talmente invalidante e mi sembra di percepirla così, talmente duratura che l'unica cosa che mi viene in mente è mangiare, perché in quel caso, almeno nel breve termine, l'utilizzo del cibo mi dà un minimo di sollievo o quello che i pazienti chiamano oblio, cioè la possibilità di non sentire per un periodo di tempo limitato l'emozione che sto provando e che mi ha portato a mangiare.
Adesso, nell'ultima parte di questo incontro, no, volevo parlare un po' di quali funzioni può ricoprire il cibo. Partirò dalle funzioni che mi è più spesso capitato di osservare in terapia, però non sono le uniche, quindi dopo magari a voce parleremo anche di altre. Come vi dicevo prima, spesso una conseguenza di una tendenza ad agire in modo impulsivo, il cibo funziona come una potente distrazione. Quindi vado a leggere sulla mia scheda perché sennò non ci vedo. Ieri sera stavo male, malissimo. Andrea dice questo. Un collega al lavoro mi aveva umiliato e non sono riuscito a rispondergli. Quando sono rientrato a casa ho cercato il cibo, il mio amico, sempre disponibile, e non ho più pensato alla mia rabbia. In questo senso possiamo capire come il cibo funzioni come un potentissimo distrattore. Infatti ho evidenziato in grassetto la parola oblio, non tanto distrazione, perché mi sembrava che distrazione fosse limitante rispetto invece al vissuto proprio che portano i pazienti quando parlano di questi momenti in cui stanno così male. In questo caso Andrea aveva vissuto una situazione a lavoro di umiliazione e il cibo che lui definiva in realtà come un amico è sempre lì disponibile, sempre pronto a offrire quell'aiuto che probabilmente Andrea era abituato nella sua storia evolutiva a trovare, e quindi la ricerca anche nei momenti in cui si sente più in difficoltà. Qui ovviamente non sono stata a riportare tutto il dialogo, però è ovvio che poi in terapia si cerca sempre di far vedere quelle che sono state le conseguenze più a lungo termine, proprio per aiutare il paziente a trovare delle altre strategie che lo facciano stare meglio anche a lungo termine, non solo a breve termine. Il cibo può anche essere un modo per affermare la propria indipendenza, soprattutto in quelle situazioni in cui mi capita di vedere persone che hanno vissuto situazioni familiari basate un po' sul potere, cioè si sono sentite molto controllate, ad esempio nelle relazioni con i genitori o con le figure di riferimento. Quindi Paola ci dice: mi rendo conto che ho sempre vissuto in funzione degli altri. A scuola ero brava per fare contenti i miei. Sceglievo gli amici che piacevano loro. Il cibo e il peso sono l'unica cosa che controllo io. Quindi Paola racconta che da sempre era stato un po', aveva vissuto, perché evidentemente fino a quel momento era stato anche adattivo e funzionale, no? In funzione degli altri, in funzione di dare piacere agli altri o comunque di non dare preoccupazioni agli altri. Il cibo e il peso erano diventate quell'area dove Paola si sentiva in grado di avere il controllo. Ricordiamoci, come ho detto prima, che il cibo e il peso sono numeri, per cui ancora si prestano maggiormente alla possibilità di essere controllati, o almeno di darci l'illusione che siamo noi a controllare loro. Il cibo può anche essere una fonte di gratificazione o di consolazione. Chiara dice: quando mangio la sera sul divano mi rendo conto che è l'unico momento della giornata per me. Sono come in un'isola felice, però dura poco, pochissimo. Chiara arriva riportando questo suo rapporto con il cibo, no? Spesso la sera quello che lei racconta è di utilizzare il cibo un po' come compagnia e come consolazione, come gratificazione. Quello che poi è emerso, sul quale abbiamo lavorato, è il fatto che Chiara diventasse più consapevole che era comunque una scelta. Il fatto che lei si sedesse sul divano non dava per scontato che lei dovesse mangiare. E abbiamo lavorato sul fatto di riuscire a capire, quindi di rendere Chiara più consapevole che evidentemente lei sul divano, prima di accedere al cibo, quindi di avere accesso al cibo, esperiva delle emozioni. Spesso l'emozione che veniva fuori era la solitudine. Chiara aveva una situazione familiare per cui la sera si ritrovava in casa da sola. Quindi la solitudine, con tutte le valutazioni che Chiara faceva su di sé e sulla sua vita, la portavano a sentire una tristezza, un senso di solitudine così forte che per un po' di tempo
coperto proprio con l'assunzione di cibo in modo non consapevole e non funzionale. Dicevo prima che ci sono ovviamente anche altre funzioni del cibo. Pensiamo al recente lockdown, no? Se ne è parlato tanto, sui media si è parlato tanto di questi supermercati saccheggiati, della paura evidentemente ancestrale che è venuta fuori in un momento così particolare, così anche a tratti traumatico, che ci ha riportato a sentire, no, il timore di oddio, muoio di fame, in una situazione dove il rischio era ben altro, però almeno probabilmente molte persone quello che hanno pensato è ok, il virus in questo caso non lo posso controllare, però il cibo sì. Quindi in situazioni di panico che abbiamo purtroppo anche visto, però è tornata la paura ancestrale di morire di fame. Il cibo, la prima funzione che il cibo ha assunto dalla notte dei tempi è proprio quella di sopravvivere fino a non tantissimi anni fa, no? C'era il problema di avere il cibo per sopravvivere. Quindi teniamo presente anche questo, che non l'ho citato perché non è legato al problema tra il cibo e le emozioni, però non dimentichiamo che c'è anche questo aspetto, oltre alla funzione sociale. Se noi ci pensiamo, il cibo ha un grande valore sociale, sia perché spesso si esce, ad esempio, per mangiare qualcosa, o ci si trova a invitare le persone e si cucina proprio come gesto di affetto verso gli altri, di rispetto, di accoglienza rispetto agli altri. Questo si è visto soprattutto, almeno in terapia intendo, nel mio lavoro, l'ho osservato molto nel passaggio tra la chiusura e la fase 2. Cioè, a volte mi è capitato di sentire persone che mi dicevano adesso però si può tornare a uscire, quindi come faccio a controllarmi? Perché qua mi chiedono tutti di uscire, ma bisogna uscire a mangiare e io non lo so. Nel periodo di chiusura non mi sono tanto allenata al controllo, no? Quindi c'è stato anche questo aspetto che è rimasto, è stato abbastanza evidente negli ultimi tempi proprio. Vediamo l'ultima parte. Che cosa possiamo fare? Perché ci interessava ovviamente che aveste anche un'idea di oltre che di come funziona la relazione tra il cibo e le emozioni, anche di che cosa si può fare. Come in tutte le situazioni, la prima cosa è l'accettazione del problema e la richiesta di aiuto. Richiesta di aiuto ovviamente a una persona, un professionista, una persona del mestiere che possa darvi una mano nel mettere un po' di ordine. Il modello a cui faccio riferimento, ovviamente il modello cognitivo-comportamentale migliorato per i disturbi alimentari, ed è un modello che parte proprio dal lavoro sulla motivazione del paziente. Non si può fare terapia e non si può fare in particolare terapia cognitivo-comportamentale sui disturbi dell'alimentazione se il paziente non è motivato e non si ingaggia a livello personale in modo attivo nella terapia. Quindi di solito i primi colloqui sono proprio legati a questo. Si lavora ovviamente anche sul raggiungimento di una maggiore consapevolezza del problema. In che senso? Spesso le persone, soprattutto i giovani, almeno questo ho osservato nella mia pratica clinica, arrivano con una scarsa consapevolezza di avere un problema e a volte il fatto di mostrare loro quali sono, ad esempio, gli aspetti positivi, scusate, gli aspetti negativi secondari del problema alimentare che hanno, quindi la privazione di un'adeguata socialità, in alcuni casi anche un rendimento scolastico che cala. Tutti questi aspetti che sono i cosiddetti contro della situazione aiutano la persona a raggiungere una maggiore consapevolezza di essere in difficoltà. Rallentare. Si è parlato tanto, si parla sempre. Abbiamo iniziato proprio con chi era collegato all'inizio, io e la dottoressa Brugnoni, parlando dell'importanza di rallentare, soprattutto quando
ci si deve collegare dal lunedì mattina di fine luglio. Rallentare fa parte di tutta quella, quel filone di pensiero e anche di terapia che si ispira alla mindfulness, alla meditazione, per capirci. Ci insegna proprio a rallentare, provando anche, anche se a volte è molto difficile, ad ascoltare i segnali del corpo. I segnali del corpo in questo caso sono fondamentali da due punti di vista. Il primo riguarda l'ascolto del corpo in funzione di un migliore riconoscimento delle emozioni. Spesso ci accorgiamo di avere un'emozione quando a livello corporeo siamo già molto attivati, quindi è come dire, la sentiamo quando è già troppo in alto, quando è già troppo alta l'emozione, e quindi ovviamente è molto più difficile poi riuscire a gestirla o a trovare una strategia utile per riportarla a un livello tollerabile. Abituarci a sentire il nostro corpo ci abitua anche a riconoscere in modo preventivo, in un qualche modo, l'attivazione emotiva, in modo che sia meno difficile, se necessario, intervenire con altre strategie. Inoltre, l'ascolto del corpo ci permette di sentire quei segnali che sono fondamentali, che sono la fame e la sazietà, e che dovrebbero essere gli aspetti fondamentali attraverso i quali poi mi indirizzo nella scelta di un alimento piuttosto che un altro. Infine, e se ne è parlato tanto anche questo nel periodo in cui siamo rimasti chiusi in casa un po' tutti per l'emergenza coronavirus, ma in generale è importante mantenere dei ritmi regolari, che significa ritmi di base, quindi sonno veglia regolari, il fatto di programmarsi anche durante la giornata qualche attività anche piacevole, in modo più strutturato, in modo regolare, oltre al fatto, ovviamente parliamo di cibo, di avere dei momenti della giornata in cui mangiare, possibilmente in un modo, tra virgolette, corretto, quindi senza troppe distrazioni, dandoci la possibilità anche di pensare e assaporare quello che stiamo mangiando, e teniamo presente che i pasti durante la giornata dovrebbero essere tre principali e due minori, che sono i due spuntini che possiamo fare al mattino e al pomeriggio. Questo è anche importante perché, se voi ci pensate, in un momento di difficoltà emotiva, se ho anche fame, voi capite quanto diventa ancora più difficile pensare di fare un utilizzo funzionale e consapevole del cibo. Diventa molto difficile. La sazietà o il fatto di non sentire particolarmente lo stimolo della fame, perché mi sono alimentata regolarmente, mi protegge da un utilizzo del cibo non funzionale. Quindi anche per questo è fondamentale, nei ritmi regolari di cui parlavo prima, inserire anche regolarmente proprio i pasti. Concludo con quello che hanno scritto due pazienti verso la fine della terapia, sia perché credo, come dicevo all'inizio, che loro siano i massimi esperti, ma sia perché credo che possa anche essere un incentivo, o comunque un incoraggiamento nel caso per chi avesse la consapevolezza, no, di faticare a gestire le emozioni e l'alimentazione. Questo ci fa vedere come può includersi un percorso di terapia. Quindi è sicuramente un percorso difficile, è sicuramente un percorso che richiede tante energie, però è anche un percorso che dà dei buonissimi risultati. Grazie, scrive, e spero di riuscire a leggerlo tutto perché ho sempre la finestrina davanti. Ah, ok, perfetto. Ho imparato a fine relazione come potevo spostarmi. Perfetto. Grazie, dice, stavo cercando di adeguarmi a un ordine perfetto, al quale si può solamente tendere freneticamente. Con la terapia ho capito che più mi illudevo di avvicinarmi a quella perfezione, più mi distruggevo. Ero come in apnea. La terapia mi ha ridato l'ossigeno e mi ha ricordato la meraviglia di respirare. Grazie, una persona molto in gamba e anche molto poetica.
però credo che renda molto bene, no? La difficoltà dello stare in apnea. In apnea significa, non so cosa mi succede, non riesco a capire quello che mi succede, ma mi rendo conto che sto molto male. Grazie, durante la terapia è riuscita a mettere un po' in discussione quel funzionamento perfezionista, l'apnea piano piano si è come dissolta e ha imparato a sperimentare anche delle emozioni positive finalmente, di cui parla quando cita la meraviglia di respirare. Oltre al fatto che sul respiro abbiamo lavorato in terapia, quindi sicuramente era qualcosa a lei di familiare. Roberta scrive: ho sempre avuto un grande rispetto per il cibo, ma non l'ho mai amato. Il nostro era un rapporto inesorabilmente legato a stati d'animo di sofferenza e ad emozioni confuse che esprimevo mangiando troppo o troppo poco. Quindi questo è il discorso che dicevamo prima sul fatto che spesso i due meccanismi, no, di controllo del cibo o di non controllo del cibo si coesistono. Un giorno mi sono decisa a chiedere aiuto. Ho intrapreso un percorso e ho messo in ordine buona parte di quella confusione. Ho sostituito la sofferenza con la consapevolezza e tirato fuori la forza che ho. Oggi io e il cibo siamo diventati amici che non si rinfacciano nulla di ciò che è stato. Ho imparato molto da questo percorso, anche che bisogna essere meno intransigenti con se stessi. Anche questo credo che sia una testimonianza importante su quanto una persona che diventa consapevole di quanto può essere controproducente, quindi non funzionale il modo in cui utilizza le emozioni e il cibo per gestire le emozioni, e poi si trasforma il rapporto col cibo in un rapporto di amicizia, ma di amicizia sana, di amicizia funzionale, con Roberta che capisce di dover essere un po' meno, di dover imparare a pretendere un po' meno da sé per riuscire a stare un po' più tranquilla, ad avere meno emozioni disturbanti. Io vi ringrazio a tutti dell'attenzione. Adesso rimango In in stand attesa di by. Ok. domande. No, ci sono attiva e stand by, però aspetto le domande. Grazie Spero che Giulia. non, no, niente, spero che non vi siate addormentati visto il lunedì mattina. Assolutamente. No, molto chiara. Allora, c'è una domanda che chiede se ci sono degli esercizi che consigli ai pazienti per aumentare proprio l'ascolto del corpo. Allora, faccio riferimento in questo caso alla mindfulness, che spero ormai se ne parla dovunque, quindi ci sono testi dappertutto, anche testi ben fatti, non troppo lunghi, con degli esercizi mirati. Un esercizio che propongo quasi sempre in terapia è l'esercizio sull'ascolto del respiro. Bastano pochi minuti in realtà al giorno, io consiglio di farlo anche più volte al giorno, e soprattutto nel momento in cui si avvicina l'orario del pasto, quindi devo appunto rimanere un po' più in ascolto, ed è un esercizio in cui mi alleno ad ascoltare il respiro così come avviene in questo momento, quindi senza cercare di controllarlo in alcun modo, semplicemente tra mille virgolette, cercando di accettarlo per com'è e ascoltandolo, nel senso che se sento che ha un respiro particolarmente agitato, mi posso anche fermare e cercare di trovare un motivo, no? Ci può essere stato magari durante la mattina un episodio, qualcosa che mi può aver agitato, oppure posso ricordarmi in quel momento che nel pomeriggio ho qualcosa che mi preoccupa, quindi legittimarmi quell'ansia di quel momento e anche contestualizzarla correttamente a un evento che l'ha provocata o che la sta provocando. Un altro esercizio, sempre che utilizzo molto e che faccio spesso insieme ai pazienti in terapia, almeno all'inizio, è quello di cui si parla molto ultimamente, che è il mindful eating, cioè il cercare di affrontare proprio il momento del pasto in modo mindful. Cosa significa?
cercare di osservare il cibo che sto per consumare attraverso tutti i cinque sensi, partendo dalla vista, passando all'olfatto, all'udito, quindi chiedo ad esempio di avvicinare il boccone o quello che si sta cercando di mangiare anche all'orecchio, fino al tatto e poi al gusto. Questo consente intanto di allungare banalmente i tempi di assunzione del cibo e quindi anche di avere una maggiore consapevolezza, ad esempio, dei segnali di sazietà. Spesso quello che mi dicono i pazienti, che mi hanno detto diversi pazienti, è che se io sento che sto per mangiare in modo impulsivo, quindi che probabilmente sfocerà in un abbuffato o qualcosa di simile, il fatto di iniziare a mangiare in questo modo sicuramente limita il danno. E quindi quello che poi riferiscono è: se ho limitato il danno, dopo mi sento molto meno male che non se io avessi, diciamo, continuato impulsivamente a ricercare un benessere nel cibo. Ok. Allora, faccio prima una domanda più tecnica, diciamo. Volevo chiederle se per il raggiungimento della consapevolezza viene raggiunto dalle pazienti attraverso, oltre alla mindfulness appena citata, con l'utilizzo della tecnica degli ABC o qualche altra tecnica di stampo cognitivo. Sì, allora, per quanto riguarda i problemi alimentari, si utilizza un diario emotivo alimentare che associa i nostri classici ABC, quindi l'emozione collegata al cibo, e consente quindi in terapia di lavorare più che sul cibo, sull'emozione, attraverso la tecnica dell'ABC. Quello che ho osservato clinicamente è che all'inizio ovviamente è molto difficile per i pazienti, motivo per cui spesso dico: ok, portate in terapia il compito svolto con le emozioni, poi insieme ragioniamo su quali possono essere le situazioni e i pensieri che le hanno generate, perché ovviamente rispetto al deficit di autoconsapevolezza di cui parlavamo prima è molto difficile all'inizio, no? Riuscire a dare un nome a quello che si sente e anche a maggior ragione a capire da dove è arrivato. Però sì, si utilizzano in una versione leggermente modificata dove si aggiunge la parte sul cibo, quindi il cibo assunto. Okay. Questo chiedeva se rispetto anche alla tua esperienza potevi aver trovato un collegamento tra l'ipocondria e il rapporto disfunzionale col cibo, se tra i tuoi pazienti ci fossero anche questi aspetti più ipocondriaci. Allora, sto facendo mente locale, no? In realtà non ho notato, ho notato livelli d'ansia molto alti, che però non sono così frequentemente legati all'ipocondria, sono più spesso legati a una tendenza al perfezionismo e al bisogno di controllo. Quindi no, in modo particolare l'ipocondria no. Ok, poi chiedono un'eccessiva attenzione all'alimentazione associata alla pratica sportiva, spiegata come modo per preservare il benessere fisico attuale e futuro, può diventare anche patologica? Se sì, quando? Allora, sì. Allora, bisogna stare attenti sempre al fatto che non sia l'unico modo per sentirci bene. Non so se mi spiego, cioè che non sia l'unica strategia e l'aspetto fisico, quindi la forma fisica, che non diventi l'unico metro attraverso il quale, passatemi il termine brutto, però che ci valutiamo, ok? Quindi spesso si osserva nei disturbi alimentari di tipo restrittivo che ci possono essere delle condotte, ad esempio, di iperattività, che sono proprio un fattore di mantenimento del problema, quindi dal quale si parte subito per spezzare il circolo vizioso. Poi ultimamente quello che si osserva è un fenomeno che viene definito vigoressia, che
che è diffuso soprattutto all'interno della popolazione maschile e che porta a un'iperattenzione alla forma fisica, quindi un iperinvestimento nell'attività sportiva. Quindi, ripeto, il problema sorge nel momento in cui questo diventa l'unica strategia. Non è di per sé un problema se non è l'unica strategia, perché anche a livello diagnostico, secondo il DSM-5, non c'è, in quel caso non c'è compromissione del funzionamento del paziente, quindi non dovrebbe essere motivo di psicopatologia o di patologia. Ok, provo ad unire più domande che fanno riferimento un po' alla stessa cosa. Cioè, a quali protocolli fai maggiormente riferimento? Sì. E se ad esempio l'aspetto dell'ipnosi, se erano qualcosa che persegui oppure scegli altri tipi di interventi? Questo. Allora, sì, il modello a cui mi ispiro, a cui è ispirato anche il mio intervento, è quello cognitivo-comportamentale migliorato per i disturbi alimentari. Quindi, per intenderci, il modello sviluppato dal dottor Dalle Grave nella clinica in Veneto. Mi viene Villa Garda. Villa Garda, esatto, ok. Ok. Quello è il modello a cui mi ispiro. Poi, ovviamente, come poiché parliamo di emozioni, quindi non solo di cibo, io personalmente faccio anche spesso riferimento alla mindfulness, quindi porto in terapia degli esercizi di mindfulness nell'ottica di riuscire proprio a rallentare un po' i ritmi e a fare maggiore chiarezza sulla consapevolezza delle emozioni. Non utilizzo l'ipnosi perché non ho la formazione necessaria per poterlo fare, quindi non me ne occupo, non la conosco, quindi non mi esprimo in merito. Ok, poi ad esempio due domande fanno riferimento a se è fattibile o che tipo di consigli poter dare a familiari di chi ha queste problematiche, insomma qualche indicazione nell'aiutare questo rapporto col cibo. Ok, allora. Cerco di fare un discorso il più possibile chiaro, partendo dal fatto che in generale la psicoterapia cognitivo-comportamentale per disturbi alimentari di per sé non coinvolge attivamente i familiari. Quindi capisco che dall'esterno, no, diventi un po' difficile riuscire a capire il problema. Non li coinvolge attivamente, ma ci sono comunque, soprattutto nel protocollo, specifico per gli adolescenti, dei colloqui comunque fatti tutti insieme, ma non è una terapia familiare, cioè non appartiene a quell'ambito. Quindi io personalmente quello che faccio è periodicamente, soprattutto quando vedo adolescenti, fare il punto della situazione anche con i familiari. Ci sono ultimamente dei gruppi di aiuto per i familiari, di autoaiuto, ma anche dei gruppi gestiti da terapeuti esterni, esperti per i familiari che sicuramente vivono delle situazioni pesanti. In generale, quelle poche cose che posso dire, anche perché per poter dare un'indicazione è sempre bene comprendere qual è la situazione, no? Quindi non voglio dare consigli o indicazioni non corrette. In primis cercare di non intervenire nel momento in cui il familiare consuma il cibo, quindi non intervenire né in senso pratico, ma neanche facendo commenti o domande. Se la persona è seguita in terapia, la terapia fa sì che la persona sia responsabilizzata rispetto al suo utilizzo del cibo e quindi c'è già di solito un medico e uno psicoterapeuta competente nel caso. In generale, se ad esempio la persona non è ancora in terapia, l'indicazione che do sempre è intanto non enfatizzare l'importanza della forma fisica all'interno della famiglia, cioè cercare di non far vedere, non so, ad esempio se un familiare a dieta non è un buon momento di mettersi a dieta o di fare commenti sul proprio stato fisico o su quello della persona che in quel momento ci sembra abbia un disturbo alimentare, ma
prediligere altre osservazioni in altri campi, che magari il paziente ormai non è abituato, la persona in quel caso non è abituato ad esplorare, quindi il familiare gli può ricordare che ci sono degli amici, che c'è una passeggiata che si può fare nel parco anche insieme, che c'è altro oltre al cibo. Quindi queste sono le cose che posso dare non conoscendo ovviamente nello specifico le situazioni. Certo. E poi chiedevano appunto nel tipo di intervento, anche utilizzando il protocollo magari proprio sul sintomo di danno grave, quando lavori, considerando anche l'aspetto del disturbo della personalità, appunto, chiedevano se lavori unicamente sul sintomo o se fai riferimento poi al funzionamento generale personologico. Allora, se vogliamo arrivare in generale in terapia a una conclusione come le due che ho letto prima, no? Quindi davvero improntate a un cambiamento, è chiaro che non posso limitarmi ad agire sul sintomo, ma devo parallelamente o a volte anche precedentemente lavorare sull'assetto di personalità, quindi sul funzionamento generale del paziente. Perché se mi arriva una persona magari con un disturbo di personalità o con alcuni tratti come l'impulsività di cui parlavamo prima o con un'eccessiva tendenza al perfezionismo, io non posso togliere da subito al paziente quella strategia che per il momento gli ha sempre permesso di andare avanti senza prima fargli comprendere il funzionamento e lavorare su quello che c'è dietro il sintomo. Quindi sì. Al sintomo ci arrivo, ma non guardo ovviamente esclusivamente quello, però ha fatto benissimo a fare la domanda. Ok, un'altra domanda, lavorare sull'autoconsapevolezza e quindi in maniera particolare tra pensiero, emozione e comportamento, non potrebbe aumentare l'attività di automonitoraggio e produrre un effetto controproducente? Allora, normalmente il motivo per cui inizio a farlo, soprattutto in terapia, quindi quando prima parlavamo degli ABC, dicevo all'inizio è difficile, lo facciamo insieme, è proprio anche per evitare questo. Ovviamente ci si lavora in modo diverso e peculiare in base all'assetto di personalità e al funzionamento del paziente, come dicevamo prima. Però normalmente se ben guidato dal terapeuta e definita in modo chiaro la finalità del lavoro sull'autoconsapevolezza, fino ad oggi non mi è mai capitato che diventasse per il paziente controproducente. Anzi, ho visto molto sollievo nel capire che quell'emozione era legittima, che aveva un senso, che aveva un fattore scatenante e anche una fine. Quindi ci siamo più focalizzati anche attraverso l'ascolto del corpo su questi aspetti che sono di base molto molto rassicuranti in realtà. Mi chiedevano se avevi particolari riferimenti bibliografici per gli esercizi sull'ascolto. Io ho dei libri di mindfulness che utilizzo normalmente coi pazienti. Quindi lo mandiamo poi via mail, magari. Esatto, stavo guardando perché di solito me li porto dietro, ma oggi non ce li ho, ne ho altri. Però sì, sono libri di Kabat-Zinn con gli esercizi ben spiegati sia nell'obiettivo sia nella procedura. Ci sono anche, ed è molto utile, io di solito in alcuni esercizi che uso più spesso in terapia ho prodotto delle piccole registrazioni che condivido con il paziente. Però anche su internet ci sono banalmente su YouTube, insomma, ci sono delle voci che leggono le procedure di mindfulness e le pratiche di mindfulness e che spesso possono essere d'aiuto. È chiaro che la scelta dell'esercizio va condivisa sulla base di una letteratura e anche su un obiettivo, magari anche condiviso con un terapeuta. Poi chiedono se magari una persona ha una paziente restringe,
quali indicazioni darebbe su come intervenire? Darei indicazioni su come intervenire a chi? Ai familiari sempre? Allora, nel caso in cui la paziente restringe, quindi abbia un senso di nausea, scusa, e rifiuto rispetto ad alcuni cibi, come consiglia di intervenire? Allora, di solito il mindful eating di cui parlavo prima aiuta, perché ci aiuta a un'esposizione al cibo un po' più lenta e quindi questo di per sé abbassa un po' la soglia di attivazione nel momento in cui la paziente mangia e sente questo senso di nausea. Un'altra cosa che farei è cercare di andare a vedere che cosa c'è sotto quel senso di nausea, che cosa c'è nel senso di quale emozione c'è, quale probabilmente paura c'è, quali sono le credenze che la paziente ha sul cibo in questo caso. Mostrandole, io vi sto dicendo quello che farei, ma non è che lo farei in una seduta unica, perché non maltratterei mai le persone in questo modo, che diventerebbe troppo pesante. Però è chiaro che uno degli obiettivi con una persona che funziona in questo modo è anche andare a vedere a che cosa le serve la restrizione alimentare e quello che la stessa restrizione alimentare le toglie, quindi pro e contro, proprio per cercare di alimentare la sua motivazione e motivarla al trattamento. Mi chiedono con i bambini o gli adolescenti se il trattamento è simile a quello che. Allora, sì, il trattamento con gli adolescenti, io parlo di adolescenti perché il modello cognitivo-comportamentale adattato ai disturbi alimentari c'è anche il modulo per l'adolescenza, quindi è molto simile, cambia, cioè si batte molto, ovviamente perché quando si ha a che fare con un adolescente bisogna trovare il modo di ingaggiarlo, altrimenti non ti segue. Sul fatto di porgli il trattamento come anche a volte come una sfida, soprattutto con chi è particolarmente perfezionista, questo funziona abbastanza bene ed ingaggiarlo in modo attivo in primis. Sui bambini attualmente questo modello non è applicabile. Ci sono proprio, insomma, livelli evolutivi diversi che portano, ad esempio, a un lavoro molto diverso sull'autoconsapevolezza. Mentre, ad esempio, per gli adolescenti c'è un coinvolgimento della famiglia, nel senso che periodicamente, una volta al mese, si rivedono i genitori e quindi si dà loro un aggiornamento sulla terapia, ma anche si richiede loro un certo tipo di vicinanza o non vicinanza alcune volte al figlio nel suo processo di cura, con i bambini è fondamentale coinvolgere in prima persona i genitori. Con i bambini, adesso leggevo l'ultima domanda, no? Con i bambini l'intervento come avviene? È un intervento fatto appunto in costante collaborazione con i genitori e molto basato sulla migliorare la capacità del bambino di riconoscere le sue emozioni, di dare loro un nome e di trovare delle strategie di gestione delle emozioni diverse da quelle basate sul controllo o sul non controllo del cibo. Proprio in un'ottica evolutiva, no? Cioè, finché sono piccoli, cerco di fornire loro più modelli possibili, più strategie possibili di gestione delle emozioni in modo che da adulti le abbiano nel loro zainetto degli attrezzi. Chiedono poi esempio, degli esempi, così che magari ti vengono come strategie di gestione delle emozioni in generale da proporre, magari. Per gli adulti? Sì, non specifica la domanda, bambino adulto. Ok, allora sicuramente l'ascolto del respiro, quindi tutto quello che viene mutuato dalla mindfulness è ottimo. L'obiettivo finale di un percorso di mindfulness è quello di riuscire ad accettare le emozioni che sentiamo. Quindi
Quindi una strategia sicuramente funzionale, che funziona molto bene, che non è facile, che richiede molto allenamento, è quella di riuscire ad accettare le emozioni e anche quando ci sembrano un po' cadute dal cielo, cioè arrivate all'improvviso, fuori contesto, in realtà abituarci a pensare che c'è sempre un motivo, più o meno consapevole, no, sul momento, però che c'è sempre un motivo che ci può far sentire quell'emozione. Questo di solito aiuta a far sì che le emozioni non crescano, non si alimentino, ma che rimangano a un livello al quale sono più facilmente gestibili. Ovviamente tutto il lavoro da un lato sugli ABC di cui parlavamo prima, quindi la capacità di riuscire a individuare quali sono i pensieri che ci mettono più a rischio di sperimentare delle emozioni in modo molto forte, quindi che diventino più difficilmente gestibili, quindi l'attenzione sui pensieri che tendiamo a fare in modo più ricorrente, che sono quelli che poi diventeranno oggetto di terapia, o nel senso di trovare dei pensieri alternativi più funzionali e quindi che ci aiutino a regolare le emozioni, o anche nella direzione di porci noi stessi in un atteggiamento come un po' più distante dai nostri pensieri. Cioè, quello che dico sempre ai miei pazienti quando faccio questo tipo di intervento è che i pensieri sono pensieri, non sono di per sé azioni. Noi possiamo decidere in che posizione metterci rispetto a loro. Quindi se farmi prendere completamente dal pensiero, e di solito l'esperienza è quella di stare molto male a livello emotivo, quindi di sperimentare delle emozioni a livelli molto alti, oppure semplicemente di provare a mettermi in una posizione un po' più esterna, no? Come se vedessi scorrere i pensieri come titoli di coda di un film, no? Quindi io li guardo all'esterno, mi faccio meno carico di quei pensieri e noto che l'emozione che sento diventa progressivamente meno intensa. Queste sono alcune altre strategie che poi parlando mi vengono in mente, sono tutte quelle che appartengono anche all'utilizzo del corpo. Mente e corpo sono collegate in modo bidirezionale, cioè così come i miei pensieri influenzano l'attivazione fisiologica del mio corpo, così il fatto di riuscire a mantenere il mio corpo a un'attivazione possiamo definire moderata, aiuta anche la mia mente a gestire i suoi pensieri e valutare quello che mi succede intorno in modo un po' più lucido, un po' più consapevole. Quindi tutto quello che appartiene al rilassamento muscolare progressivo, ad esempio, può essere utile nel raggiungimento di una migliore gestione delle emozioni, perché se il corpo è calmo, anche la mente si calma in qualche modo o riesce a funzionare in modo un po' più regolare, sicuramente meno impulsivo. Ho provato a prendere un po' da tutte le parti, insomma, che sono poi le cose che si utilizzano in psicoterapia, no? Al di là del protocollo che uno segue, che ovviamente è fondamentale aver chiaro, la psicoterapia diventa a maggior ragione con chi ha difficoltà a livello alimentare un po' un taglio e cuci sartoriale, perché magari in alcuni momenti della terapia serve più qualcosa rispetto a un altro, o proprio perché le persone sono tutte speciali a modo loro, dobbiamo abituarci anche noi dalla nostra parte a adattare i protocolli a quello che è l'esigenza della persona che abbiamo davanti. Sì, anche proprio rispetto a quello che stavi dicendo adesso, è un po' quando, rispetto a un'ultima domanda che è arrivata, sul fatto che anche se è arrivata molta consapevolezza dei suoi movimenti interni, permane, diciamo, il malessere, come dicevi tu, bisogna appunto rivalutare con questo taglio. Certo, poi, certo. Non preciso cosa... E magari, ad esempio, in quel caso può non aver funzionato una strategia magari più
cognitiva, magari provare a passare dal corpo, di quello che dicevo prima. Poi chiedevano se le pratiche di mindfulness appunto vengono proposte all'interno della terapia individuale. La mindfulness come rilassamento muscolare, come tutto quello che in terapia ci rimette in contatto col corpo, diventa ancora più importante con chi ha un problema alimentare, un disturbo alimentare e un rapporto così conflittuale col proprio corpo. Ovviamente va ben dosato in un momento piuttosto che un altro della terapia, però diventa parte integrante della terapia perché l'obiettivo finale, oltre a una migliore gestione delle emozioni e quindi un corretto utilizzo del cibo, l'obiettivo finale è sicuramente il recupero di una relazione meno conflittuale col proprio corpo. Quindi ripetiamo che per qualsiasi appunto domanda successiva, curiosità o altre specifiche, appunto nella slide vedete tutti i contatti. I contatti ovviamente fanno riferimento al Centro per i Disturbi della Personalità, dove, facendo riferimento anche a quello che diceva la dottoressa, no? Noi all'interno di questo centro, appunto, come dicevo prima, seguiamo delle terapie, abbiamo un momento individuale per i pazienti che non devono essere per forza seguiti da noi, ma che qualsiasi inviante esterno può appunto inviare a fare questo percorso in parallelo, perché sappiamo appunto che per i disturbi della personalità il fatto di avere un doppio setting di gruppale oltre a quello individuale è la cosa molto utile. E all'interno anche di questi gruppi appunto ci sono dei moduli specifici proprio per imparare a gestire e regolare le emozioni. Per quanto riguarda la gestione delle problematiche proprio relazionali, per quanto riguarda l'impulsività, tecniche per quanto riguarda la gestione del rimuginio, e anche c'è appunto un momento in cui i familiari hanno il loro gruppo, proprio per essere diciamo un aiuto nel percorso individuale della persona e limitare il mantenimento, diciamo, di comportamenti più disfunzionali. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio tantissimo la Giulia, la dottoressa Salardini per essere professionali, diciamo. Faremo anche un webinar ad agosto, perché tutti i mesi. Perché a noi ci piace fare le cose difficili. Lo faremo alle 7 di sera, poi in un altro orario, e sarà il 24 d'agosto, e lì ci dedicheremo in maniera particolare con la dottoressa Giuri alle problematiche relazionali, proprio che fatica le relazioni, è un po' un'analisi di alcuni meccanismi di dipendenza relazionale, che sono anche qui tipici, o comunque ci sono molti aspetti che rivediamo anche appunto nei disturbi della personalità. Quindi vi ringrazio ancora, e per chi ci sarà, ci vediamo il 24. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona giornata.